Ballando con le stelle è un sogno irrealizzabile, l'amarezza di Adriana Volpe. Adriana Volpe è amareggiata, so che Milly non sceglie concorrenti che provengono da altri reality. C'è una regola ferrea che Milly Carlucci rispetta, neanche fosse una voce scesa dal cielo, nessun concorrente di Ballando con le stelle deve aver partecipato a un altro reality show. Peccato che ormai tutti quanti hanno fatto almeno un reality, quindi la scelta per i prossimi cast si fa sempre più complessa. Intanto c'è l'amarezza di Adriana Volpe espressa in un'intervista al settimanale Nuovo TV, Ballando è un sogno irrealizzabile perché so che Milly non sceglie concorrenti che vengono da altri reality. Ma se mai dovesse cambiare idea, lei sarebbe la prima a proporsi perché la ammira e la reputa un modello di professionalità in televisione. La conduttrice Rai è tornata al timone di Cerchiamo Te, Missione Lavoro. Mentre si aspetta di vedere se Milly Carlucci cambierà idea sul prossimo cast di Ballando, la conduttrice Adriana Volpe è tornata al timone di un programma su Rai 2 dal titolo Cerchiamo Te. Missione Lavoro, bella sferzata di energia, ha confessato lei al settimanale citato poc'anzi, ed è anche una grande soddisfazione perché crede moltissimo in questo format perché ha tutte le caratteristiche del servizio pubblico, dato che si danno informazioni sul mondo del lavoro e sui giovani che muovono i primi passi con la speranza di riuscire a trovarne uno che dia spazio al loro tempo personale, perché è sempre bene ricordare che non si deve mai e poi mai vivere per il lavoro. Intanto di Magalli lei non vuole parlare. Adriana Volpe, l'addio ai fatti vostri, avevo il timore di lasciarlo. Sono passati 7 anni dall'addio di Adriana Volpe ai fatti vostri e lei stessa ha raccontato che avevo il timore di lasciare una realtà così ben consolidata. Alla fine però ce l'ha fatta, senza contare che è stata una delle prime a lasciare la Rai e approdare a TV8 per provare a risvegliare la fascia oraria del mattino con Ogni Mattina, in coppia con Alessio Viola e poi da sola. Per poi accettare di partecipare al Grande Fratello VIP, dove è stata anche opinionista in coppia con Sonia Bruganelli, tensione anche con lei. Infine ha trovato un suo spazio all'interno di Bella ma di Pierluigi Diaco e ora l'avventura con Cerchiamo Te, Missione Lavoro su Rai 2 al sabato mattina verso le